E tu sei sorridente perché tu non devi fare E per niente. questo sono sorridente. Sì, le cose toccano a me. Ragazzi, benvenuti in questo secondo video dove gli youtuber rispondono onestamente alle critiche. Facile fare un format così. Prendiamo gli altri E rimettiamoli alla gogna. buttiamogli la merda. Non sono io a buttare la merda contro, non sia mai, dottore, non No, sia mai. sì, scarichiamo un'ulteriore palla agli spettatori. Detto questo, come è successo anche con Murri, che è stato blastato dai nostri utenti. Raga, non capite un cazzo. Manco ti rispondo. Che cazzo sai tu? Devo essere sincero, Murri ha ricevuto molte più critiche rispetto a lei. Oh. Che strano, chissà perché. Quindi oggi il buon Danny è qui in veste di risponditore seriale di critiche. Esiste proprio una figura Esiste una che... figura professionale che faccio. Quindi vi ho lasciato un box delle domande su Instagram e mi avete scritto delle critiche da fare al buon Danny. Siete stati bravi, sono sincero. Ci sono delle domande un po' piccantine. Direi di iniziare. Lei è pronto? Sì, domande o critiche? Sono critiche, ma anche delle domande. Perché È fa? così, Capito? brutto Esatto. Lei promette di rispondere sinceramente a queste domande, che è la base di questo Lo format? prometto. Molto bene, quindi direi che siamo pronti per iniziare. Allora, Danny leggerà le domande direttamente dal personal computer. Ok. Lei però la legga ad alta voce, Sì, chiaramente. parte già malissimo, mi mette già l'angoscia. Lo Quando capisco. scrivono, capisco che è il tuo lavoro. E adesso continua a leggere. Ma ogni tanto mangiatela qualche porcheria. Ah, ok, la vita è una sola. Sì, verissimo. Allora, in realtà mi concedo spesso qualche... Non poi così tanto spesso, rispetto a una persona magari normale, non così tanto. Però mi concedo il buon cibo e qualche prelibatezza calorica che non dovrei fare. C'è da dire che, come hai ben specificato, è il mio lavoro o lo è stato per comunque gran parte della mia vita e bisogna, diciamo, adempiere a certi obblighi. Quindi se vuoi avere una buona forma, devi anche purtroppo rinunciare. Per me è sempre stato, e l'ho detto, un peso rinunciare alla buona cucina perché sono un golosone e un mangione. Adesso mi sto dilettando che sono qua in Sicilia con i miei amici a sperimentare buonissimo cibo e sono effettivamente felice, però devo ammettere che quando tornerò mi dovrò rimettere a regime. Però ogni tanto me lo concedo, dai. Bravo, signor Danny. Grazie. Complimenti, complimenti. La prima era Grazie. fresca, era Sì, normale, mi tranquilla. ero spaventato all'inizio, No, quando no, capisco che è il no. tuo lavoro, ma No, non sia ok. mai, non sia mai. Proceda, proceda pure, non si preoccupi. Dani, ma perché tutte quelle proteine nel corpo? Non ti bastava la droga? Scusi, faceva ridere, quindi l'ho presa. È Ok. giusto così. Ok, allora sì, però io sono d'accordo sull'osservazione, diciamo, nella sua totalità della formula con la quale è stata stesa la domanda. Che cazzo hai detto? Se uno fa un corposo utilizzo di droghe, sarebbe bene magari anche abbassare un po' le proteine perché comunque è un carico che va Ah, sto rispondendo imputato. E tu mi hai seriamente. detto, Sto dando giù. la spiegazione, comunque è E tu giusta mi hai e detto, scientifica. rispondi, io No, rispondo. va bene. Sappiamo che sia la droga che un corposo aumento delle proteine rispetto a quello che fa bisogno dell'individuo viene, ed è un lavoro che va imputato ai reni, quindi se già c'è tanta droga e in più c'è proteine, si va al collasso renale. Io in realtà, in pochi lo sanno, sono uno degli atleti, quando comunque mi allenavo con grande foga, che ha sempre fatto un utilizzo bassissimo di proteine, sono sempre stato sotto la soglia dell'1,8. Quindi chi segue il fitness lo sa, c'è chi si spinge anche sopra i 2 grammi per chilo, 2 grammi e mezzo, 3 grammi. No, io non ho mai fatto uso di tante proteine. Di carboidrati preferisco. Droga, ahimè, oppure non ahimè, non ne ho mai provata. Quindi non si vede che do a credere che io sia un tossico, un No, no, non drogato. si è mai. No, Ok, va non bene. dà questa impressione, dottore. Bene. Però che linguaggio forbito, mamma mia. Complimenti, complimenti. Grazie. Prego, vada avanti, vada avanti. Vado avanti. Ecco. Io non so cosa viene dopo, eh. Troppo montato. Grandi muscoli. Attenzione, piccolo cervello o grandi muscoli e... Grandi muscoli, piccolo cervello o grandi muscoli e piccolo cervello? Ah, forse intende... Uccello. Mamma mia. Che cattivo. Sì, sul troppo montato non discuto, ci mancherebbe se questa è l'impressione che ha avuto lui su di me, non posso assolutamente controbattere, probabilmente percepisce questo. Grandi muscoli, piccolo cervello o grandi muscoli e piccolo uccello? Morta. E Murri dice che ho il pollice piccolo, non ho mai paragonato tanto, ma credo che comunque sia sulla media, credo che comunque tutti siano intorno ai 25 centimetri, quindi dovremmo esserci. Però se per voi è piccolo non importa, possiamo procedere ora.
Sapete che sto rispondendo a tutto, super serio. E io sì. Te la tiri troppo con i tuoi muscoli di merda. Ecco, vedi. Probabilmente è una percezione comune che io ostenti magari il fisico per farne un vanto o comunque per farlo appesare a qualcuno. In realtà non è mai stato così. Anche se può sembrare il contrario da quello che vedo. Io sono stato uno dei pochi, credo forse l'unico pirla che si è allenato come un pazzo, raggiungendo anche un discreto look estetico a livello di fisico, che però non ha mai preferito gareggiare. Non mi sono mai voluto scontrare con nessuno, non ho mai voluto portare la mia forma fisica sul palco, perché è comunque un derivato degli allenamenti, perché io metto in primis l'allenamento, se dopo riesco anche a raggiungere una bella forma, ben venga. Comunque è ovvio, ragazzi, se uno è muscoloso e si mette una canottiera sembra che voglia far vedere i muscoli, se la medesima canottiera se la mette un ragazzo molto magro in realtà è stile. E quindi sì, il muscolo è sempre stato poco ben visto da chi non li ha. Anche perché le magliette non entrano, presuppongo. Le magliette non entrano, sono comunque scomode. Infatti. Danny, ma perché cazzo ti alleni se mangi come una vacca? Beh, allora, come ho detto, ho risposto anche prima, io mi alleno per piacere, mi piace. In realtà non lo faccio con un fine, ovvero quello di avere il bel fisico e finire su una rivista o fare degli shooting fotografici come modello, perché lo sapete, non l'ho mai fatto e non mi interessa. Mi alleno perché mi piace. Addirittura io potrei anche mangiare come una scrofa e allenarmi e sarei comunque felice. Dopo è normale che, essendo un personaggio pubblico che tra le sue attività ha uno studio di consulenze fitness che promuove una bella forma, è giusto che io dia comunque anche un contributo e dia un po' di esempio anch'io, quindi mi sacrifico e faccio dieta per 10 mesi su 12 l'anno. Gli altri due mesi, separati, sparpagliati e rateizzati nell'anno, vengono comunque adoperati per una concessione culinaria. Procedo. Prego, prego. Che cosa è successo? Subito. Perché ti fai le siringhe per diventare pompato? Allora, io sarò onesto, non mi faccio le siringhe. Se proprio devo farmi qualcosa, mi faccio la Sherry. Le siringhe per il momento le lasciamo a qualcun altro. Vabbè. Non è un problema. Però sì, è anche questo un luogo comune, che tanti muscoli vuol dire tanti doping anabolizzanti. Una delle domande che mi viene fatto più spesso: di sicuro usi qualcosa, qualche anabolizzante per essere grosso? Però non mi viene mai domandato: Danny, da quanto ti alleni? Perché se io dicessi mi alleno da 21 anni, uno direbbe: porca miseria, da 21 anni ti alleni, non sei neanche tanto grosso effettivamente. Se per esempio prendiamo Murri, che si allena presumo da 7-8 anni, ha raggiunto una forma fisica che è poco lontana dalla mia, e proviamo a pensare cosa succederebbe nel fisico di Murri se continuasse così senza far quello che vuole e seguisse i protocolli che gli vengono forniti dal mio studio. Cosa potrebbe riuscire a raggiungere in 21 anni di allenamento? Andiamo dopo. Complimenti, veramente, veramente. Grazie. Quanti complimenti oggi, mi piace. Complimenti di qua, gli insulti di qua. Perfettamente bilanciato, come tutto dovrebbe essere. Ti alleni sempre con il cappellino come se ci fosse il sole in palestra, idiota. Sì, è vero. In realtà ho sempre il cappellino. Io ho sempre un accessorio moda in testa, che sia il cappellino nella vita di tutti i giorni oppure il cappellino durante l'allenamento. All'inizio come accessorio moda. Adesso in realtà, da quando sono completamente pelato, mi viene utile per fermare il sudore, perché sudo tantissimo e a volte mi acceco. E allora il cappellino ferma il sudore, perché io ho solo cappellini a cuffia quando mi alleno. Andiamo avanti. Accorcia sta barba. Così, a gratis. Non è né una critica, né è un imperativo. Sì, sì. Un ordine. Lo devi fare. Accorcia sta barba. Dammi il finisco le domande per rispetto, dopo vado qua e accorcio. I contenuti sono strafighi, però a volte servirebbe un po' più di intrattenimento. Guarda, devo essere onesto, non pensavo di leggere una critica del genere. Aia. Perché credevo di intrattenere abbastanza, però probabilmente devo fare di più. Andrò a fondo della questione per migliorare. Sei un massello di prima categoria, ma fai tenerezza. Sei grosso 7 volte in più di me, perché non fai paura? Preferisco la tenerezza che la pietà, quindi abbraccio con grande calore la tenerezza e sono contento di non far paura, sinceramente. Non è mai stata una mia intenzione. E secondo lui tutti i palestrati dovrebbero far paura, tutti quelli muscoli. Ma se prendiamo anche The Rock, The Rock non fa paura, fa un sacco di film belli per bambini. Poi quando sorride The Rock mi compra, sembra proprio un bambinone. Ok. questa mi piace. L'ha fatto sorridere ancora prima di... Questa mi piace. Si crede chissà che poi non fa una sega. Anche qui mi dissocio, comunque, assolutamente. È una critica, non mi va a chiedere nulla, non serve neanche argomentare. Io però, se devo essere onesto, dal mio punto di vedere, accetto il si crede chissà chi, perché magari lo so che a volte lo voglio mettere come una formula intrattenitiva e divertente, faccio qualche battuta che può essere scambiata con arroganza. Sul poi non fa una sega, credo di dissentire, credo che qualcosa nella mia vita di buono io sia riuscito a combinarla, ecco, però...
Non credi di sudare un po' troppo? Per assurdo, so per certo che questa domanda è stata fatta anche più volte da diverse persone. Effettivamente si vede che io nei miei video sudo tantissimo. Credo che sia un po' per la mole, perché comunque superi 100 kg adesso. Fastidiosa la cosa, ma continuamente, dalla mattina fino alla sera, la notte pure, è una cosa orribile. Anch'io comunque, sì. Le faccio compagnia. Uniti nel sudore. Attenzione. Allontanarsi dalla linea gialla. Mi fanno proprio capire che si sta trattando di una maggioranza quasi. Aia. Quindi è una percezione che in molti hanno. Se la tira troppo, l'accetto, ragazzi. Non voglio assolutamente argomentare, non voglio giustificarmi. A volte non so se viene scambiato per il fatto che mostro tante cose, che ho tante cose, però in realtà non lo faccio per vantarmi, ma lo faccio per condividere con qualcuno, in questo caso i miei spettatori, un nuovo acquisto, una nuova. Però spesso viene scambiato come tu me lo fai vedere per vantarti. In realtà non è la mia intenzione. Secondo me dovrebbe perdere un po' di massa. Io in realtà ne vorrei prendere ancora, ma credo ormai di essere troppo vecchio. Ah. È quella che è. Siamo arrivati, ragazzi, all'ultima domanda. Mi ricordo manco che cazzo è. No, quindi. In realtà questo è uno dei commenti o delle critiche che ricevo da quando ho iniziato a propormi nel mondo dell'internet. Lo accetto e sempre mi fa sorridere. Si spara troppi steroidi. È una percezione che hanno in tanti. E potrei, ragazzi, devo essere onesto, perché ho promesso a Giampi, io rispondo onestamente. Secondo me no. Cioè, nel senso, potrei anche dire: no, ragazzi, guardate che c'è tanto allenamento, tanta dieta, non uso anabolizzanti, e probabilmente il 90% delle persone non ci crederebbe. Potrei anche dire: sì, uso gli anabolizzanti, però c'è anche dieta, e il 90% delle persone potrebbero dire: vedi, non si fa. Quindi, in ogni caso, una formula sbagliata, non c'è modo di trovare un equilibrio. Io lascio che ognuno tragga le proprie conclusioni. Murri, lei ha mai ricevuto messaggi del tipo: fai un ampio uso di anabolizzanti, o come in questo caso si spara troppi steroidi? No, a me mi chiedono quando inizi palestra. Sei partito dallo sport. Ecco, vedete, Murri queste domande non se le riceve, quindi vuol dire che la strada mia è giusta, mi sto allenando bene. Lei non si allena affatto bene, perché sennò dovrebbe ricevere questi complimenti. Quindi, signor Danny, come si è sentito a rispondere a queste critiche? In realtà mi ha ferito un pochino. A cazzo? Sì. No, non volevo. In realtà mi ha intristito un pochino. Però può essere una cosa costruttiva. Confermo che non è arrogante, non è snob, non se la tira, quindi va bene così. Ragazzi, consigliatemi qua sotto nei commenti chi potrebbe essere il prossimo ospite, il prossimo YouTubers da inserire in questa serie. Ringrazio Danny, chiaramente, che si è... È sempre un piacere. Devo andare a fare fisioterapia. Ringrazio Danny che si è prestato per fare questo video, davvero gentile. Ecco perché dicono così, perché faccio che... Davvero gentilissimo. Ciao. We'll be right back.